Ciao ragazzi, un saluto da Neschio. Oggi do i numeri perché oggi fa caldo, perciò do i numeri, perché fa caldo, c'ho la scusante, fa caldo, do i numeri. Perché io ho sempre freddo, però soffro l'eccessivo freddo e l'eccessivo caldo, eh. So particolare, lo so, lo so. Comunque, eccola qua, la maglia dell'Argentina. E vi ho svelato la squadra che tiferò ai mondiali, guardate quanto è bella. È troppo bella, poi Neschio 5, Neschio dietro, Neschio, Neschio, Neschio. Bellissimo. E questo è un regalo che mi ha fatto Calcio Shop Top. Che nome top, che Calcio Shop. Bellissimo. Link in descrizione, passateci perché sono affidabili, seri, hanno vari articoli, varie maglie, polo, tute. Passateci, bello, bello, bello. Affidabili Calcio Shop Top, sono il top Calcio Shop. Link in descrizione. Grazie, grazie, grazie. E poi grazie per i 14.000 iscritti che per me sono tantissimi. E grazie a voi ho raggiunto questo grande numero. Allora, oggi non ci avevo un cavolo da fare. Oggi non ci avevo un cavolo da fare, ma ha salvato in calcio d'angolo Luca Mastrangelo. Perché essendo iscritto al suo canale ed avendo attivato la campanellina, mi arrivano le sue notifiche. Voi attivate la mia di campanellina. Iscrivetevi qualora non fossimo iscritti. Ma ha salvato perché che ha fatto? Ha fatto una cosa che ha attirato la mia attenzione e sono qui a parlarne. Ha criticato un certo Sick Wolf. No, non, lo conoscete? Sì, Sick Wolf, sì, lui. Allora, secondo me, l'ha fatta veramente fuori dal vaso. Inizio un po' come ha fatto lui nel suo video. Non ho nulla contro di Luca. Luca è il mio preferito. Luca lo seguo sempre. Luca lo adoro. Luca così. Però l'ha fatta veramente fuori dal vaso. Perché? Perché ha collaborato in un video con Sickwolf e si è lamentato poi, si è pentito poi di questa collaborazione e di come è stato trattato da Sickwolf. Ovviamente andatevi a vedere il video. Non mi dilungo in queste spiegazioni, però il sunto è appunto questo. Si è lamentato di questa collaborazione e io onestamente qui già storco. Vado a distorcere il naso perché? Perché quando ti invitano a casa di una persona. Quando ti invitano a cena a casa di una persona, dici grazie, oppure grazie, tutto attaccato, fate voi. Perché? Perché onestamente è così che funziona. Non è che poi il giorno seguente che faccio, vado in piazza e inizio a dire, ma sapete, sono andato da quello, a cena da quello, ma faceva schifo, mi ha cucinato in modo indecente, l'accoglienza era rudimentale, c'era sporco. No, non è così che si fa. Non è... Se proprio hai delle perplessità, tienile per te. Non è che vai a sbandierarle in un video. Ai 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 ai, ai. Assolutamente no. Perché c'è solo da ringraziare quando uno youtuber ti invita sul proprio canale. Perché questo di quello che parliamo. Quando ti invita sul proprio canale, devi solo ringraziare. Devi solo ringraziare. E io sono qui a dire grazie, Sickwolf, perché lo stesso messaggio che ha inviato a lui e la stessa collaborazione l'ha fatta anche con me nello stesso video, nello stesso video. Si è lamentato anche di questo messaggio, il caro Luca, che vi faccio ascoltare perché. Mi servirebbe che tu mi mandassi un video solo, nel quale mi dici con distacco Che dà le tutti gli... spiegazioni. Si è lamentato perché magari ha lasciato, cioè gli ha inviato questo audio senza magari un buongiorno tesoro, un buongiorno amore, questo e quell'altro. Ragazzi, siamo maturi, siamo adulti, non è che andiamo cercando smancerie. Ripeto, per me Sickwolf è un ragazzo d'oro, ho avuto modo di collaborarci e vi posso dire che è una persona d'oro e che veramente non se la tira per nulla, a differenza di Luca che lo ammette un pochettino VIP, crede di esserci.
qui mi ricollego a lui dicendo: non ho nulla contro Luca, lo adoro, seguo i suoi video, sono iscritto al canale. È una conferma che mi è arrivata la notifica della campanella. Però, ripeto, l'ha fatta veramente fuori dal vaso, dando del maleducato a Sickwolf. E l'ha fatto, c'è il video, non è che Meschio si inventa le scemenze, le scemenze. E se c'è qualcosa da risolvere, bisogna farla in privato. Cioè, io ho qualcosa che non mi va, la faccio in privato, non è che vado pubblicamente, ripeto, c'era solo da ringraziare, non è che posso, vado a fare un video, vado ad accusare. Questo è scorretto a mio modo di vedere, è molto scorretto. E io, ripeto, mi sento chiamato in causa perché ho collaborato con Sickwolf e da parte sua c'è stata grande apertura, a differenza con Luca Mastrangelo, eh. E poi il giochino finale che fa sempre nel suo video di Luca con il fatto, con il numero degli iscritti in relazione alla visualizzazione, quelle sono un'altra scemenza. Attaccando anche Brogna, dicendo, alludendo al fatto che compra iscritti. Brogna è intoccabile. Brogna è veramente. È come dire che il Papa è musulmano. Dai, non scherziamo. Proprio ha sparato a zero. Strano perché, ripeto, Luca è una persona intelligente, top. È strano, strano. Ci sarà qualcosa sotto? Non lo so. O semplicemente per attirare views? Potrebbe. Un po' come sto facendo io, perché non bisogna fare poi gli ipocriti, eh. Non bisogna fare poi gli ipocriti, perché la verità, se io sono qui a parlare di Luca e di Sickwolf, è perché giustamente c'è un certo tasso di visibilità e di interesse sotto, eh. Lo stesso vale per il suo video, è così che funziona. Ecco, tutte le guerre mediatiche che vedete, ne tiro una a caso che un po' ci riguarda, perché sono interista, magari tipo Donato Inglese Mario Inter, perché tutta quella guerra? Perché si odiano veramente, che si sparerebbero? Si creano delle guerre perché si devono creare. Niente, e questo è il mio punto, il nocciolo della questione. Non mi è andata a genio che, ripeto, un certo Sickwolf sia stato attaccato e dato del maleducato perché, ripeto, ha avuto modo di collaborarci ed è il top, bravo, bravissimo, come ha detto lo stesso Luca, però gli ha detto bravo, bravissimo, bellissimo, buonissimo, squisito, però babang, gli dai anche del maleducato, non lo so. E questo è il punto. Detto ciò, nessuna guerra, nessun problema, nessun niente. Tanto a me chi me si incula, scusate la parolaccia. E detto ciò, Luca Mastrangelo, sarai ad un'intervista di Neschio. Confermalo tu, andrai da Neschio e ti farai intervistare. Così, invece di passare per quello che sei la tira, del VIP che ti credi di essere, tu ti abbassi e vai sul canale di Nesco. E poi che cosa dovrei fare? Criticarlo. Va bene? Va bene. Ragazzi, un grande abbraccio. Passate sotto in descrizione perché se volete una maglia così bellissima. E vi saluta, ve la mostro. Guarda che nome, guarda, Neschio 5. Non chiedetemi perché. Non chiedetemi perché il 5. Vabbè, il video è stato pure lungo. Un bracione. Ciao ragazzi, un saluto da Neschio. Un grande abbraccio. Ti voglio bene, Luca. Ti voglio ancora di più bene, Sick.